Io entro in questo istituto nel luglio del 2001 con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il primo contratto durava 6 mesi. Beh, nel 2008, dopo 8 anni e dopo 9 contratti, uno successivo all'altro, era ancora un collaboratore, era ancora dentro una cattiva flessibilità, era ancora uno sfruttato, sfruttato da questo istituto. Questa è una situazione assolutamente assurda, cioè questo ente dopo 11 anni in cui io ho dato tutto, mi ha sfruttato per 8 anni, ho lavorato, mi butta via così come un PC, come un vecchio PC, come cambiare una scrivania, come una merce, ma io sono un essere umano. Prima di entrare, come dire, nei dettagli della denuncia, io credo sia opportuno raccontarvi chi è l'istituto, cos'è, cosa fa. Perché, come dire, la vera notizia è che la denuncia non avviene all'interno di un'organizzazione privata, bensì all'interno di un istituto pubblico di ricerca, qual è l'ISPOL, che è sorvegliato proprio dal Ministero del Lavoro. Il momento in cui è arrivata, come dire, sono iniziate queste ispezioni, è stato come dire, un momento di luce all'interno di un buio che ormai si era, come dire, aveva penetrato le nostre menti. Io ero abituata. Nel senso che dopo 17 anni, come dire, si considera normale essere precari. Che cosa rilevano questi ispettori? Rilevano che all'interno di questo istituto si è utilizzato in modo non genuino il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, perché in realtà nelle modalità organizzative quello che emergeva è che di fatto erano lavoratori subordinati dal punto di vista, come dire, immaginate la situazione peggiore, vivevano i doveri di un lavoratore subordinato, ma dal punto di vista dei diritti erano dei collaboratori sostanzialmente esterni. Io oggi a 36 anni, entrata a 28, dopo 8 anni di contratto, vorrei vedere di fronte a me un percorso che mi consentisse ancora di sviluppare le mie competenze, di crescere e di essere utile per il paese. Mi ritrovo invece che dopo 8 anni di lavoro, o come diceva Massimo, altri colleghi, ancora molti di più, invece di avere la prospettiva che ha avuto comunque Viviana, di avere la possibilità di essere stabilizzata, almeno il riconoscimento del lavoro fatto, probabilmente sarò a casa. Questo ministero dovrebbe impedire queste situazioni. Questa riforma del lavoro che il ministro ha previsto, nel caso della mia situazione, voglio armonizzare il privato al pubblico, cioè nel caso di contratti di collaborazione che nascondono false dipendenze, e lo dico al ministro, prevede l'immediata assunzione a tempo indeterminato. E lei non lo fa neanche nei suoi enti. Io credo che il ministro Fornero, al di là delle battute più o meno simpatiche, più o meno importanti, credo che abbia finito sostanzialmente il suo compito. Non è più un interlocutore per nessuno questo ministro. Ha finito il suo compitino, ha massacrato i lavoratori con la riforma delle pensioni, ha massacrato il futuro dei tanti giovani con la nuova riforma del mercato del lavoro, tant'è vero che il precariato in ISFOL alla luce di quella riforma è ancora più drammatico. Noi spendiamo per ricerca e sviluppo un terzo di quanto spende la Germania, cioè noi siamo un paese che non si sta dotando degli elementi minimi per guardare al proprio futuro e che pensa di competere sulla scena internazionale riducendo la condizione materiale dei propri lavoratori, diciamo, a quella della Cina, cioè questa è l'idea. Vabbè, mi sembra evidente che quello che è successo all'ISFOL è veramente un esempio dell'impazzimento oggi della politica italiana, per cui lo stesso ente vigilato dal Ministero del Lavoro si scopre essere inadempiente rispetto alle regole che la stessa Fornero, diciamo, tra l'altro con la sua riforma vorrebbe ridurre, cioè la precarietà. Ma quello che colpisce di più è che in questo caso è il pubblico, cioè lo Stato che viola le stesse leggi che si è dato. Ho capito che quanto ci vuole per aspettare un progetto per il rilancio della ricerca pubblica. Noi ce l'abbiamo, le nostre idee, e le presenteremo a un convegno che stiamo organizzando a cavallo della fine di novembre e inizi di dicembre, un convegno dove presenteremo la nostra proposta di governance in un sistema riformato della ricerca pubblica italiana nel suo insieme. E su questo chiameremo ad esprimersi in maniera chiara le forze politiche proprio adesso che siamo alla vigilia di una importante campagna elettorale. Noi chiediamo assolutamente l'apertura di un tavolo, ma una cosa concreta, un'apertura di un tavolo non, come dire, per intellettualizzare il problema. Chiediamo una sede politica dove risolvere la questione ISPOL, perché ormai si tratta di questione ISPOL, e quello che chiediamo è che questi danni di natura economica, perché ci sono stati danni di natura economica, di natura professionale, possano essere affrontati non in una sede di tribunale, ma in una sede politica.